ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Io sono Yam e quest'oggi parleremo di una cosa che molto spesso sconvolge le persone. Ovvero una semplice cosa: se tu hai grandi obiettivi e vuoi ottenere grandi cose nella vita, allora sei destinato a rimanere completamente solo. Ok, forse così sono un po' troppo drastico, però guarda il video fino alla fine per capire di che cosa si tratta. Non sto dicendo cazzate, ma è la verità. Ma prima di continuare con il video, mi raccomando, lascia un like e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato con nuovi contenuti ogni martedì alle 14, sempre su questo canale. E se vorresti vedere qualche video in particolare, tipo guarda Yann, vorrei che appunto tu portassi, provo la routine di Jeff Bezos per 7 giorni, voglio che tu portassi un video nel mondo degli NFT, qualsiasi cosa, beh, scrivila qua sotto nei commenti, gli darò un'occhiata e se appunto è possibile registrerò un video in futuro. Ma comunque, tornando a noi, molto semplicemente oggi parleremo del divario che si crea tra i tuoi amici e te stesso con il passare del tempo. Quando inizi un qualcosa online o comunque quando hai grandi obiettivi nella vita, in qualsiasi sfera, ad esempio magari giochi a calcio e vuoi diventare un giocatore professionista, magari stai avviando un'attività online e vuoi farla diventare il tuo lavoro, comunque in ogni ambito della vita dove c'è una grande ambizione, man mano che migliori e ti avvicini sempre di più al tuo obiettivo, il divario tra te e i tuoi amici aumenta sempre di più. E questa cosa molto spesso ti porterà a trovarti durante la strada del tuo cammino verso il successo, comunque verso il tuo obiettivo, appunto completamente da solo. Perché le cose sono due: quando aumenta il divario e aumenta sempre di più se appunto stai raggiungendo i tuoi obiettivi, le scelte, come dicevo, sono solamente due: o tu continui ad andare avanti però le amicizie appunto man mano le perderai, oppure ritorni al loro livello per appunto andare d'accordo con loro. Quindi è inevitabile, queste sono le uniche due opzioni a disposizione. Molto spesso, quando comunque hai una visione differente, ti ritroverai attorno a te persone che non credono magari in quello in cui credi tu, magari sono scettiche, non si fidano del mondo online, pensano che le cripto sia una bolla, magari non credono nei tuoi sogni, cercano solamente di sminuirti perché non accettano il fatto che tu sei partito nella loro stessa situazione e stai raggiungendo i tuoi obiettivi. Le persone non è che ti vogliono male, ma preferiscono che comunque tu rimanga nella stessa posizione in cui eri, per appunto rimanere accanto a loro. Man mano che tu migliorerai e andrai avanti nel tuo percorso, le amicizie cambieranno. Inizialmente ci sono i cosiddetti amici da birra, quindi le persone, come dire, con cui parli di argomenti non troppo interessanti, un po' futili, quindi un po' inutili, possiamo dire. Magari ti ritrovi a parlare della partita, delle, non lo so, del gossip, ma guarda uomini e donne, quella tizia è andata con quello, oh mio Dio, incredibile. Oh, ma guarda, grande fratello, sai chi ha vinto? Non me ne frega assolutamente un cazzo. Questi sono i cosiddetti amici da birra, quindi diciamo gli amici con cui scambi due chiacchiere, ma non ti portano al next level. Man mano che vai avanti, incontri gli amici, come dire, da vino, quindi gli amici con i quali puoi scambiare due chiacchiere rispetto magari a libri da leggere, documentari, comunque formazione, video formativi, tutte cose di questo genere. E poi all'ultimo posto, comunque i migliori che potete trovare, sono quelli da champagne, possiamo dire. Cioè, mi sono inventato questi tre nomi giusto per farvi capire il paragone. Ovvero coloro sono le persone con le quali voi potete realmente costruire un qualcosa di serio, magari un business assieme, magari vibrate alla stessa frequenza e quindi assieme a loro vi sentite motivati a dare sempre il massimo e potete ottenere grandi obiettivi. E quindi il vostro obiettivo deve essere proprio questo: trovare persone che vi stimolano a dare sempre di più e andare al next level. Purtroppo però trovare persone che ascoltano la musica alla stessa frequenza che l'ascolti tu, dello stesso genere che ascolti tu e soprattutto allo stesso volume che ascolti, beh, è letteralmente quasi impossibile. Molto spesso ho ricevuto messaggi su Instagram di magari persone che mi dicono: guarda, ho 16 anni, guarda, ho 20 anni, guarda, ho 30 anni, vorrei iniziare un qualcosa online, però non lo so, non mi sento motivato, ho un ambiente demotivante, le persone attorno a me non ci credono, i miei genitori dicono che secondo loro questa qua è una truffa, non funziona. Come fate a raggiungere grandi obiettivi se voi in primis magari non ci credete al massimo perché siete influenzati dall'ambiente esterno? Cioè, è letteralmente impossibile. Quindi dovete cambiare gli stimoli esterni, le amicizie e comunque trovare sempre nuovi stimoli, come dicevo prima. Le tecniche che ho utilizzato io sono diverse.
diverse. La prima cosa che potete fare è iscrivervi ad esempio nei gruppi Telegram di criptovalute, comunque investimenti, persone che magari hanno dei business, e scambiare chiacchiere con loro, oppure stessa funzionalità su Discord. Appunto, cercate online un po' di canali Discord di persone che magari ragionano come voi, persone che hanno già un business, persone che fanno social media marketing, sono degli influencer, quindi aperti comunque a novità, ed entrate a parlare con loro. In questo modo modificherete tutti gli stimoli attorno a voi. Oppure un altro metodo che funziona tantissimo è quello di effettivamente incontrare dal vivo le persone. Quindi ad esempio potete cercare online dei co-working, quindi delle zone dove le persone vanno lì per lavorare assieme, comunque dove potete fare networking, e sicuramente lì potete trovare persone realmente interessanti. Normalmente siamo abituati a vedere su YouTube ad esempio Marcello Ascani, Emma Loru, Roberto Ricotta, diciamo figure molto comunque popolari in quest'ambito, che si riuniscono tutti a Milano ad esempio all'interno di un edificio che ora mi sfugge il nome, però comunque l'idea è quella, quindi andare in posti frequentati da persone stimolanti, non per forza quel posto lì, ma comunque andare in posti dove trovate persone che vi aiutano a spingervi sempre oltre. Nel mio caso specifico, diciamo che guardandomi attorno vedevo persone che avevano interessi diversi dei miei, obiettivi diversi dei miei, comunque un'ambizione totalmente differente, e io nello specifico ho iniziato a collaborare con un'azienda di network che appunto offriva dei percorsi formativi, e all'interno ho trovato persone uguali, letteralmente uguali a me, quindi persone disposte ad impegnarsi, a mettersi in gioco con grandi obiettivi, ma soprattutto che non sono solo chiacchiere ma anche fatti, quindi magari hanno tanti obiettivi, ok, ma si mettono ore e ore al giorno per dare il massimo e raggiungere tutto quello che vogliono. Appunto nel mio caso la cosa che ha funzionato è stata questa, però ho provato gruppi Telegram all'inizio quando ero un po' vagante nel buio. Diciamo che ci sono diversi metodi, però purtroppo non succede. Una cosa che mi ha aiutato molto è stata anche quella di creare contenuti online. Appunto creando contenuti online ho avuto l'opportunità di conoscere magari persone di questo mondo, il mondo del business, oppure comunque youtuber e influencer in generale, scambiando sempre un sacco di idee, ed è proprio questo che comunque vi aiuta, perché tornando al discorso di prima, se non cambiate gli stimoli esterni non potrete andare da nessuna parte, ve lo assicuro. Ma comunque questo era veramente un video molto breve, ma il concetto è molto chiaro, quindi se hai un obiettivo in testa e vedi che stai rimanendo da solo, comunque gli amici che magari avevi un tempo si stanno allontanando leggermente, beh è normale, perché appunto come ti spiegavo prima il divario tra te e loro si sta creando, e quindi le opzioni sono due, ripetendole: o vai dritto per la tua strada verso il tuo obiettivo, oppure torni indietro per cercare di risanare le cose allontanandoti per sempre magari dal tuo sogno. E quindi per questo video è tutto, spero che ti sia piaciuto, se ti è piaciuto mi raccomando lascia un like, iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato con nuovi contenuti ogni martedì alle 14 sempre su questo canale, e soprattutto commenta questo video dicendomi se è capitato anche a te magari di avere persone che si sono allontanate per ambizioni differenti, idee differenti e obiettivi diversi, e perché no, magari nascerà qualche collaborazione assieme, o comunque anche tra di voi potrete trovare delle amicizie performanti, possiamo dire. Ma per questo video è veramente tutto, e noi ci rivediamo martedì prossimo alle 14 sempre su questo canale. Ciao! Long strides, long strides, long strides. Every day's your time. You climb, you grow, you fall. Get back up, ask for more. Got a long way to go. Scenic route sound fine.